Siamo al Vinitaly, nello stand di Repubblica, un'anteprima molto particolare dedicata alle donne, alle signore del vino, le più importanti produttrici di vino italiane che oggi stanno con noi. È una carrellata di grande intelligenza, di grande esperienza. Donatella Cinelli Colombini, che è la presidente del Movimento Donne del Vino. Ecco, il vino è 2019, il vino al femminile. Il vino femminile va all'estero, perché le donne del vino sono delle grandi comunicatrici, delle esperte di marketing e aiuteranno tutto il vino italiano a internazionalizzarsi di più. Siamo pronti per questo meraviglioso Vinitaly aperto per il mondo. Pronti per il Vinitaly con dei dati incoraggianti, con una grande possibilità di far conoscere all'estero sempre di più i vini italiani di grande qualità. Quindi avanti Vinitaly. Prego, dici qualcosa di questo Vinitaly al femminile quest'anno. Questo Vinitaly è sempre bello, come tutte le donne del mondo, sono brave, belle, poi ci sono tutte i professionisti del vino e appassionate soprattutto del proprio lavoro. Siamo in attesa di incontrare tutti i nostri partner da tutto il mondo che sono venuti qui a Verona per questo grandissimo incontro del vino italiano. Ha cambiato vita, ha cambiato me stesso, fa la viticoltrice a tempo pieno. 2019 è il Vinitaly, al femminile ovviamente. Sì, nuova nel mestiere, nuova in questa avventura che mi ha cambiato abbastanza la vita, perché mi ha fatto conoscere un nuovo mondo, nuovi amici, nuove persone. Nuovi maestri, appunto, come le donne che mi hanno preceduto, che sono da più anni, da generazioni nel campo del vino. Sono una neofita, sono contenta di appartenere a questa comunità e auguri a tutti. Direi che la scritta che è sul cartello, la fortuna possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico, mio padre era uno stampatore, noi facciamo un ottimo vino, voi siete i miei amici, tutto concentrato in una frase. Ci aspettiamo un grande Vinitaly, siamo pieni di appuntamento, per me è il 35esimo Vinitaly, quindi insomma come tutti gli anni è sempre una, insomma, la manifestazione più importante e più bella, quindi insomma siamo prontissimi. Secondo me le donne hanno già da tanto tempo dimostrato che nel mondo del vino hanno tanto da dire e continuiamo su questa strada e cerchiamo sempre di farci forza e di unirci, perché è l'unico modo per avere grande successo. Bene, ecco, una delle protagoniste assolute di questo Vinitaly e del vino targato Italia nel mondo. Avete davanti a parlare, ha detto quello. Grazie. Nel mio 35esimo Vinitaly devo dire ancora la stessa emozione, la stessa passione e lo stesso entusiasmo. Pronta all'attacco. Il Vinitaly è sicuramente una manifestazione molto bella, molto interessante e con un tocco femminile aggiunge qualcosa in più. Dal 1988 il Vinitaly è l'appuntamento delle donne del vino, non possiamo mancare. Beh, è sempre comunque sia una bellissima occasione, è sempre bello vedere sempre più donne del vino. Noi abbiamo tanti progetti al femminile, per cui viva le donne del vino, sempre.